Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buongiorno a chi ci segue in diretta Facebook, a chi ci segue in diretta Twitter e buongiorno soprattutto a Lorenzo Castellani che è già in collegamento. Buongiorno Lorenzo, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti, bene, grazie. Allora, districiamoci tra le aperture dei quotidiani di oggi che sono divise tra la manovra che sta giungendo non gloriosamente al suo epilogo al Senato, mentre il passaggio alla Camera sarà a questo punto veramente un transito velocissimo, come un treno che non può nemmeno essere fermato, forse guardato, la questione della Popolare di Bari, i travagli nella maggioranza, le offerte dall'opposizione di Salvini che non sembrano avere gran risposta e poi aleggia il tema delle sardine. Allora, vediamo le aperture. La verità: tutte le tasse della manovra approvata solo grazie al voto di fiducia, plastica, zucchero, ma anche tabacco, giochi, affitti dei negozi, buoni pasto, web. La legge di bilancio è piena di interventi che aumentano la pressione fiscale e se non si recuperano 3,5 miliardi di evasione sono dolori. Questo è quanto è stato, tra l'altro, promesso all'UE. Stesso tema, ma in modo molto più soft, sul Corriere della Sera: manovra fiducia tra gli attriti, così diciamo l'understatement del Corriere. No, invece il Fatto Quotidiano suona la gran cassa, deve diciamo galvanizzare i suoi elettori dicendo: ma guardate che c'è qualcosa che va bene, stanno andando bene i rimpatri, migranti nell'UE, la Morgese batte Salvini 5-1. E ci sono le due foto, mezzo volto la Morgese, mezzo volto Salvini, sembra il cartellone di un match di pugilato, però il fatto solo all'interno vi dice di che cifre stiamo parlando, 200 persone, che francamente non ci sembra ci sia gran materia di festeggiare, né adesso né prima, a onor del vero. Si torna sulla manovra sul giornale, la stangata è servita, si resta sulla manovra sul tempo in una chiave, però, come dire, controcorrente, perché dice: ma insomma, Renzi parla, ma al momento buono, titolo scelto da Franco Bechis. Alla fine Renzi si beve le tasse. Repubblica titola su se stessa, nel senso che ha un virgolettato del presidente del Consiglio Conte in un retroscena: fare i pazzi non serve. Oggi Repubblica è il quotidiano che nel retroscena di De Marchis accredita un Conte, diciamo, muscolare e combattivo rispetto alla sua maggioranza. E infine Popolare di Bari sulla stampa, ma scelta dal punto di vista di Banca Italia. Ecco, la stampa si offre come, diciamo, tribuna difensiva per Palazzo Koch. Banca Italia si ribella all'assalto della politica sulla Popolare di Bari. Lorenzo, da quale filo vogliamo partire? Qual è, diciamo, tra questi temi quello che tu, diciamo, consiglieresti a chi ci sta seguendo di guardare per primo qualunque giornale sceglierà di acquistare? Manovra, Popolare di Bari, situazione nella maggioranza, eh? Ma guarda, per questioni pratiche direi manovra e maggioranza, nel senso che mi sembra che siano un po' il risultato di quello che abbiamo visto in questi mesi, ahimè, quindi una maggioranza molto fragile, molto litigiosa, che non ha un piano politico preciso, che non sia quello di restare al potere e che nonostante questo è dovuta pure scendere a compromessi per l'aumento delle tasse o per avviare politiche sui quali permangono molti dubbi. Quindi io partirei sicuramente nell'analisi da questo, che poi si estende a molte altre questioni di contorno, appunto l'atteggiamento sulla Banca Popolare di Bari, piuttosto che i nuovi movimenti come le sardine che stanno sfidando gli stessi partiti di maggioranza. Quindi, insomma, questo mi sembra un po' il perno di tutto. E allora partiamo proprio dalla manovra, seguiamo l'indicazione del professor Castellani. Ieri una giornata, un'altra non gloriosa, perché sono usciti i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. Poi su un altro piano c'è stata anche una pronuncia di inammissibilità tecnica da parte della Presidente del Senato Casellati su una serie di emendamenti. C'è tutta una polemica sulla cannabis light, della quale vi faremo grazia, con insulti nell'aula di Palazzo Madama. Ma il grosso della notizia sta proprio qui, lo spiega bene la verità nel titolo di pagina 7. Il Tesoro mette insieme 475 pagine di sviste
e coperture mancanti, un centinaio fra commi ed emendamenti sono stati scritti su input della Ragioneria dello Stato, il pezzo di Laura Della Pasqua. Questa è la forma, quindi il casino, parliamoci chiaro, nella forma. Poi c'è la sostanza, e questo è il titolo di prima, e poi tutto il pezzo che si distende a pagina 7, curato da Giorgia Pacione di Bello, sul fiume di tasse che sommergerà gli italiani dalla lotteria ai capannoni. Davvero, il servizio informativo della Verità si raccomanda su questo. Il risvolto politico della manovra. Beh, c'è il tema scelto da Franco Bechis per l'apertura del Tempo, cioè di fatto Renzi che, dopo aver protestato e avere, diciamo pure, ottenuto solo una sforbiciatina degli aumenti o un posticipo temporale degli aumenti, però poi di fatto dice sì. Volete però invece la versione, diciamo, di chi dice no, ma tutto bene, che problema c'è? La trovate da parte dei titolari del MEF. Il ministro Gualtieri su Repubblica parla di un piccolo miracolo, fatto un piccolo miracolo, il pezzo è di Roberto Petrini, non parla di miracolo, ma insomma, siamo vicini al concetto. Il vice di Gualtieri, che si chiama Misiani ed è un esponente del Partito Democratico, e che dice: la legge di bilancio do un 7,5. È Lorenzo Salvia che lo sente sul Corriere della Sera. Lorenzo, ora possiamo dirlo, diciamo, con serenità, visto che siamo alla fine di questa vicenda. È un pasticcio nella forma, nella sostanza. Ma comunque la si pensi del governo, ma non sarebbe stato meglio a questo punto una manovra di un solo articolo che si limitasse a disinnescare le clausole di salvaguardia della serie? Ok, siamo arrivati, abbiamo fatto solo questo, magari cara opposizione, votacelo anche tu e poi l'anno nuovo vediamo, anziché fare questo balletto che dura 3 mesi. Sì, senza dubbio. Il problema è che essendo quei partiti che devono garantire determinati interessi o che perseguono determinate ideologie, pensate ad esempio a tutte le varie tasse legate alla questione ambientale, chiaramente si sono trovati a dover mettere le mani, disgraziatamente per noi, un po' su tutto. Quindi diciamo che torniamo ad analizzare un governo che ha le solite politiche che ci potevamo aspettare dai due partiti, cioè da un lato Movimento 5 Stelle, il mantenimento delle cose peggiori fatte dal governo giallo-verde, quindi mantenimento del reddito di cittadinanza e politiche di spesa sociale che non servono né a diminuire la disoccupazione né a far crescere il paese, dall'altra parte il solito Partito Democratico, partito che oramai è il partito dell'europeismo ortodosso, che giustifica le tasse sulla base di questo e che garantisce i soliti gruppi sociali, essenzialmente i dipendenti pubblici. Tutto questo dà l'idea di una manovra che non solo non ha avuto alcun spazio di contrattazione a Bruxelles, non solo non ha nemmeno messo in campo quelle riforme strutturali che Bruxelles chiede eventualmente per sistemare il bilancio e per far ripartire il paese, ma chiaramente è riuscita, come dire, a ancora una volta proteggere solo queste categorie, a punire e ad escludere tutta la fascia dei produttori, medi, grandi e piccoli. Quindi credo che questo piccolo disastro, invece che piccolo miracolo, sia sotto gli occhi di tutti e i paesi in più lo paghi, i partiti lo pagheranno, diciamo, rispetto al paese in termini di consenso e in termini di credibilità davanti agli italiani. E mi sembra che la maggioranza da questo punto di vista sia così poco solida anche perché appunto questa operazione, che nasce da un'operazione tutta parlamentare di quest'estate, con cui è nato questo governo, partiva con dei presupposti molto, molto deboli e incollati solo dall'evitare che Salvini andasse al governo. Un'altra manovra come questa, un'altra legge di bilancio, sarà molto difficile da reggere per questo governo, obiettivamente, quindi non so quanto potranno andare avanti con questa formula arrivando eventualmente al prossimo anno. Temo che sia difficile in queste condizioni.
Allora, abbiamo emendato la formula di Gualtieri, non mezzo miracolo, ma mezzo disastro. Adesso, mettiamo per un momento da parte lo stato di salute della maggioranza, lo stato di salute dell'opposizione e la questione bancaria. Prendiamoci una pausa con le sardine, che poi è, come dire, uno specchio nel quale si riflettono tutte le difficoltà, le incertezze del governo e della maggioranza. Facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro, che dedica proprio a questo, il suo editoriale oggi in apertura sulla verità, come puzzano di vecchio le giovani sardine. Belpietro parte, ma non vi leviamo il piacere di scoprire tutto l'incipit su, diciamo, i vecchi volponi che hanno messo le mani sopra, la CGIL, l'ANPI, e poi i Gretini, insomma, tutti i vecchi arnesi politici, partitici, culturali di una certa sinistra. E poi però arriva al cuore della questione, su cui il parere proprio di uno scienziato politico come Lorenzo Castellani sarà utile. Dice: ma cosa vogliono poi queste sardine? Sì, porte aperte all'immigrazione e all'integrazione, anche se l'immigrato è vicino a un movimento che non vuole l'integrazione, ma solo l'islamizzazione. E poi vogliamo arrivare al 25% dei voti. Anzi, no, non ci basta, vogliamo andare oltre. Sì, ma dove e soprattutto come? Le risposte, annota Belpietro, per ora mancano. Fate un partito? Forse, ma forse anche no. Appoggerete i candidati della sinistra alle prossime regionali? Ovvio, ma chiederemo attenzione alle nostre proposte. Le risposte sono un mix di banalità e presunzione, ma ai giornalisti che propongono le domande piace tanto ascoltarle, così come nel passato ascoltarono il popolo delle lenzuola, quello delle bandiere della pace, quell'altro che si era scelto il colore viola, i girotondi, i giovanotti che si mettevano il post-it sulla bocca per protestare contro ogni bavaglio. Sì. Ai cronisti piace molto sposare le cause perse, ogni volta si illudono che sia la volta buona per fare la rivoluzione e a ogni piazza che si riempie vanno in deliquio convinti di aver trovato il nuovo Che Guevara che mobilita le masse. Così il sarcastico pezzo di Maurizio Belpietro. Lorenzo, però mi pare il problema ci sia, cioè per un mese queste sardine non hanno detto niente se non oddio, oddio, Salvini è cattivo. Poi starei per dire purtroppo hanno detto qualcosa, nel senso che era meglio se non lo dicevano, se tutto si riduce a controllo del web, controllo sulla stampa, prediche sull'immigrazione, più sardina islamizzata con velo quasi integrale e congresso nel palazzo occupato. Come dobbiamo leggere? Lo chiedo proprio allo scienziato politico questa cosa che sembra, diciamolo con rispetto per questi ragazzi, così povera eppure così rilanciata dal sistema mediatico. Sì, ma guarda, loro secondo me, c'è poco da girarsi intorno, sono un'estremizzazione della sinistra, ma non della sinistra magari Che Guevara, cioè di una sinistra di lotta e di popolo. Loro sono un'estremizzazione della sinistra che abbiamo visto all'opera negli ultimi 15-20 anni, cioè una sinistra fighetta, mi si passi l'espressione, che pensa solo ed esclusivamente a immigrazione, politicamente corretto, emancipazione dell'individuo in tutte le forme, quindi anche su molto, diciamo, tarati su questioni etiche, del gender, della diversità, della tutela delle minoranze, quindi insomma insieme, diciamo, tutti questi aspetti a cui si accompagna una grande vaghezza dal punto di vista economico-sociale, ma anche perché credo che più o meno alle sardine, da quel che ho capito, vada bene quello che sta facendo questo governo, o comunque quello che fa il PD. Quindi, diciamo, sono sulla stessa linea della sinistra ufficiale con un'estremizzazione su queste questioni del politicamente corretto, mi sembra questo. Nascono però ovviamente da una insoddisfazione che c'è in quell'area, perché si sta rendendo conto che fare questo governo non è stato un grande affare per il Partito Democratico, che infatti nei sondaggi è stallato sotto il 20%, che rischia di perdere in quasi tutte le regioni, comprese quelle storiche. E dunque, preso atto di questa ormai insufficienza della sinistra ufficiale, loro si sono organizzati in questo movimento per cui i media stravedono, proprio perché anche i media stessi erano alla ricerca di un nuovo interlocutore a sinistra. Ovviamente è una manifestazione del tutto antileghista, anti-Salvini, che si regge su questo principio, prima che
prima che sul resto, e che secondo me al momento può avere due sbocchi: o la Costituzione in un piccolo, per il momento, movimento partito di sinistra nuovo che affianchi il Partito Democratico, o addirittura le sardine potrebbero anche essere, proprio perché ci sono, come dice Belpietro, le vecchie ed esperte mani che si sono già messe al lavoro, dovrebbero essere addirittura riassorbite dal Partito Democratico, magari può far sì che alcuni dei loro leader diventino deputati, consiglieri, senatori del Partito Democratico. Ecco, questo mi sembra un po' il quadro. E questi sono gli esiti, in effetti. Ecco, per archiviare anche questa seconda faccenda, tre segnalazioni, una migliore dell'altra. Pezzo scintillante, come sempre, di Francesco Borgonovo, ma mentre, come dire, sorriderete per la prosa splendida di Borgonovo, poi vi arrabbierete per i contenuti, perché la storia è quella del palazzo occupato a Roma, dove hanno tenuto il loro incontro le sardine. Vi ricordate quello dove il cardinale elettricista andò a riallacciare, eccetera. Borgonovo ci informa di due cose: non solo che poi quella famosa bolletta non è stata pagata, ma addirittura che è stato incatenato il contatore, quindi adesso non si può nemmeno fare una verifica dei consumi in corso. È tutto fantastico. Saremmo nella capitale d'Italia. Il secondo pezzo da segnalare è quello di Giovanni Sallusti sul Libero, che fa delle domande precise, appropriate alla Sardina Capo Santori sulla questione della ragazza velata e parliamoci chiaro su Israele, sull'atteggiamento di queste sardine rispetto a movimenti antisionisti che rischiano di trascolorare nell'antisemitismo. E poi invece una cosa è per sorridere sul fatto, hanno i loro problemi e questo Santori si propone un po' come commissario interno. Il pezzo è di Paolo Frosina, siamo sul fatto. Ora Santori fa il capo, chi va in TV senza permesso è fuori, evitare temi divisivi e non sbilanciarsi troppo. Va bene, ci abbiamo anche, diciamo, gli ordini di servizio su chi va e chi non va. Spostiamoci a un tema più serio e più delicato e più grave, che è quello della Popolare di Bari. Allora, anche su questo ci sono un paio di cose da vedere sulla verità. Intanto un pezzo molto informato di Antonelli e Darold sulla verità, che dice: attenzione, oltre alla questione in sé c'è anche il tema del giro di nomine che riguarderanno anche Palazzo Koch. Le schermaglie sul decreto di salvataggio da 900 milioni celano la lotta per il nuovo direttorio. Daniele Franco verso il ruolo di direttore generale, ma per le altre caselle il Movimento 5 Stelle vuole dire la sua ed è pronto a fare la guerra al governatore. Insomma, ci dicono Antonelli e Darold, c'è la questione in sé, ma c'è pure, diciamo, la questione è in prospettiva del nuovo board di Banca Italia. Mentre Francesco Bonazzi, a pagina successiva, pagina 4, ci racconta la vicenda di De Bustis, il banchiere preferito da D'Alema, che torna sempre sul luogo del delitto. Qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete ancora, ma questa era già la notizia di ieri, i contenuti del decreto, questi 900 milioni. Immaginate che fine faranno per una banca che nell'ultimo bilancio ne perde 400. Dai, a uno che perde 400, 900 milioni è come il prestito ponte dall'Italia. Quanto dura? È un cerotto che sarà sostituito da un altro cerotto. Ovunque pure la guerra di parole tra Renziani e 5 Stelle, a parti più o meno invertite rispetto a 5 anni fa. Su questo Mara Maldeggia e fa bene Mattia Feltri sulla stampa. Accuse e giravolte dei politici sulle banche, la caccia al voto nel nome dei risparmiatori. E invece, questo è il terzo tema su cui sollecito Lorenzo Castellani, anche qui qualunque giornale sceglierete di acquistare, l'autodifesa di Banca Italia, che ieri ha reso noto una specie di dossier sulla sua attività di vigilanza. Ecco, prendiamo per comodità il Corriere della Sera, Antonella Baccaro: la difesa di Visco, la vigilanza c'è stata, no ai capri espiatori, contro le accuse di non aver vigilato abbastanza sulla Popolare di Bari. Banca d'Italia tenta la carta dell'autodifesa, un dossier di 7 pagine, tabelle comprese, eccetera, eccetera. Ora, è evidente che più di qualcosa non ha funzionato nella vigilanza. Lorenzo, io ti propongo un mio personale punto di vista, ma al di là dell'analisi che rischia di non finire mai, di come si vigilò nel 2010, nel 12, nel 13, nel 15, nel 17, è colpa mia, è colpa tua, ma non ti pare che ci sia una questione sistemica che non si vuole affrontare? Cioè affidare
alla sola Banca Italia sia la funzione di vigilanza sia quella di risoluzione delle crisi, crea, come lo vogliamo chiamare, un conflitto di interessi. Se Castellani deve sia vigilare su Capezzone, sia risolvere le crisi, può anche dirgli: sai cosa c'è? Caricati un'altra banca in difficoltà, magari si carica ad uno zoppo un altro zoppo, e poi i due zoppi vanno per terra. Forse non è il caso di risolvere la questione di regole più che tirarsi le pietre? Ma sì, guarda, questo si può fare. In realtà, diciamo, a mia memoria non è molto comune, invece forse lo si dovrebbe fare. Mi sembra che, come sempre, quando parliamo di questioni di Stato, questioni amministrative, c'è più la tendenza a centralizzare, quindi a dare a una stessa banca più funzioni che non, diciamo, a dividerle. Guardate quello che è successo anche con la BCE, ad esempio, negli ultimi anni. Però sì, potrebbe essere sicuramente un'idea, magari fare un'apposita authority di vigilanza bancaria scorporandola da Banca d'Italia, ma queste cose purtroppo non si possono dire, come tu ben sai, perché adesso 3-2-1 partirà un fuoco di fila a difesa di Banca Italia, a difesa di Panetta che ha appena lasciato il suo ruolo per andare in Europa, quindi diciamo ci sarà uno schermo ovviamente mediatico estremamente forte, come spesso accade intorno a alcune istituzioni, per cui Quirinale, Banca d'Italia più di tutti, e quindi questo, diciamo, rende più difficile il tipo di ragionamento esatto che tu avanzavi. Quindi sicuramente c'è anche un problema di organizzazione delle istituzioni e di chi controlla i custodi, diciamo così, per dirla parafrasando un classico. E quindi sì, questo a cui si aggiunge ovviamente una normativa europea di cui non so tu, ma io non sono ben riuscito a capire l'operatività, perché noi avremmo questa regola del bail-in, secondo cui gli stati non potrebbero intervenire a salvare le banche, invece mi pare che in Germania, in Italia, ovunque sia, gli stati continuano tranquillamente a salvare, a nazionalizzare o a pubblicizzare le banche, quindi anche forse a Bruxelles qualche domanda dovrebbero farsela su come scrivono le regole. Va bene. Oh, poi naturalmente accanto alla tragedia c'è sempre un po' di farsa. Si rifarà una commissione d'inchiesta sulle banche. Immaginate il circo equestre. Avanza la candidatura del senatore Lannutti, che si fa anche intervistare oggi su diversi quotidiani. Non sappiamo quanto l'intervista, diciamo, rafforzerà la candidatura. Ma noi che andiamo per gli ultimi 7-8 minuti di trasmissione abbiamo lasciato in sospeso le questioni politiche. Qual è lo stato di salute della maggioranza e dell'opposizione? Ora che abbiamo visto i principali dossier, manovra, Banca d'Italia, i movimenti più o meno spontanei o spintanei che si creano, come sta il governo? Come reagisce l'opposizione? Il governo. Ah, ieri c'è stato un altro incontro. Il tema era quello delle autonomie. La relazione del ministro Boccia racconta tutto Monica Guerzoni. È retroscena sul Corriere della Sera. Arrivano le pizze, arrivano le birre. Speriamo che, diciamo, fossero più pizze che birre, diciamo, attorno al tavolo del Consiglio dei Ministri. Però, da quello che si capisce, è il tema delle urne che tiene banco. Chiude così la Guerzoni. I parlamentari sono in allarme. Nel governo si parla molto della presunta tentazione di Renzi di andare al voto anticipato con il Rosatellum, cioè la legge attuale, la cui soglia di sbarramento è un abbordabile 3%. Virgolette, Matteo è fuori di testa perché crolla nei sondaggi, dice il tam-tam del fronte filogovernativo. Quello di Ipsos, che farà piacere al Premier, vede PD e 5 Stelle in recupero, anche se per la verità la somma di PD e 5 Stelle fa il risultato della Lega, che non mi pare un gran balsamo per la maggioranza, mentre Italia Viva perde 1,3 punti e si ferma al 4,2. Renzi personalmente, 14%, è ultimo nel gradimento dei leader, sia pure con un piccolo passo avanti del 3%, 3 punti in più anche per Conte, eccetera, eccetera. Così la Guerzoni. Sembra abbastanza, diciamo, preoccupato anche il fatto che dedica tutta la pagina 2,
la metà superiore, diciamo così, alla parte rossa, Conte frena sulla resa dei conti, insomma, per venire incontro anche alle tensioni nel PD è il Premier che dice non acceleriamo troppo sulla verifica, la metà inferiore della pagina è quella gialla, il ritorno di Grillo a Roma per fermare l'emorragia 5 Stelle. Volete invece una versione tutta, diciamo, da training autogeno per chi sostiene i giallorossi? Repubblica. Conte, la responsabilità paga, e il pezzo è firmato, come vi dicevamo nel sommario, da Goffredo De Marchis. Vediamo l'incipit. Girarci intorno ma volerlo a tutti i costi. Giuseppe Conte punta a strappare un vertice vero con i leader di maggioranza seduti per la prima volta intorno a un tavolo. Zingaretti, Di Maio, Renzi, Speranza, in modo da saldare la coalizione, ma soprattutto allontanare il senso di vuoto post-finanziaria che già si comincia ad avvertire, e quindi della crisi. Obbligare tutti alla responsabilità, lanciare il cronoprogramma, cioè l'agenda 2023, i 3 anni di legislatura mancanti. E qui c'è il virgolettato di Conte: si cresce se ci si dimostra responsabili, fare i pazzi non serve. Allora, Lorenzo, qui, insomma, Repubblica ci racconta un Conte che eserciterebbe la sua leadership, dice qui facciamo un incontro, fissiamo un'agenda di 3 anni, ma se sono così invecchiati in 3 mesi, come fanno a fare un'agenda di 3 anni in questa condizione di fragilità? È veramente un'impresa complicata. Possono tentare, Guarda, secondo te? è uno scenario davvero difficile da interpretare, nel senso che, allora, come appunto sentivamo, persino Renzi, che sembrava quello destinato forse un po' a crescere o guadagnare nei sondaggi, si è fermato o sta tornando indietro. Gli altri due partiti, il PD è essenzialmente al palo dopo aver perso un po' di punti di consenso, il Movimento 5 Stelle sembra avviato in una, diciamo, escalation negativa, per cui il livello di consenso diminuisce sempre di più. Questa situazione è paradossale perché rende il governo molto debole, ognuno cerca di difendere il proprio fortilizio di politiche e clientele, ma chiaramente è sempre più difficile per le sia distanze ideologiche di approccio che ci sono tra i partiti, sia perché appunto tutti sono in difficoltà e quindi tutti diventano più arcigni nei confronti degli altri. Il paradosso in questo sta che questa debolezza potrebbe anche rafforzare i termini di durata il governo e la maggioranza, perché andare al voto, diciamo, uscendo da un governo di questo tipo sarebbe un vero suicidio per i governi che lo compongono. Quindi faranno di tutto per evitare che si crei l'occasione per andare al voto, e quindi non so quanto possano reggere. Quello che può succedere è che un incidente in una discussione su qualche policy, un'improvvisa accelerazione da parte di 5 Stelle o da parte di Renzi su un determinato tema può causare l'incidente, magari un incidente a livello parlamentare, per cui diventa palese che non ci sia più maggioranza su alcuni provvedimenti. In questo scenario mi pare che si inserisca la proposta di Salvini di andare, diciamo, a una sorta di unità nazionale, cioè l'idea da un lato di dare un segnale distensivo a alcune istituzioni, in particolare al Presidente della Repubblica, dall'altro quella di trovare un modo per uscire da questo impasse di questo governo, parlare maggiormente nel caso di Salvini a tutti gli elettori centristi o che comunque non sono ancora entusiasti della sua leadership, e al tempo stesso appunto cercare di sbloccare la situazione del governo, perché io temo che anche Salvini, diciamo, faccia questo ragionamento, cioè comprenda che c'è il rischio di andare avanti almeno altri 2 anni con un governo estremamente debole, ma allo stesso tempo senza riuscire a ottenere le elezioni, e questo sicuramente è per la politica, ma soprattutto per il paese, lo scenario peggiore. Eh certo, eh Quindi mi certo. sembra un po' questo il quadro con le varie variabili.
Ecco, e allora arriviamo proprio, siamo alla conclusione, all'ultimo tema. Il clima, diciamo, sospeso e pieno di incognite che descrive Lorenzo Castellani è esaminato anche dal suo punto di vista. Non abbiamo tempo di leggerlo, ma ve lo segnaliamo da Stefano Folli nella pagina dei commenti di Repubblica. Lorenzo Castellani evocava e iniziava a commentare, ecco, l'ultimo tema che abbiamo sul tavolo, e cioè questa proposta di Salvini. Oggi su questo vi segnaliamo Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, l'appello di Salvini non decolla, lui insiste al tavolo insieme, e Fabio Martini sulla stampa che sottolinea come l'unico, sia pure con riserve, ha parlato di tarantella, eccetera, ma però l'unico che dice, va, andiamo a vedere. Sembra Renzi in un intervento di ieri, Fabio Martini, pagina 7 della stampa. Ecco, Lorenzo, vogliamo articolare un momento? Hai cominciato a sviscerare la cosa. Che cos'è? Qualcuno dice è una proposta di chiusura ordinata della legislatura. E chi dice questo enfatizza il fatto che Salvini dice: ma questa è una cosa a tempo. Il punto decisivo è poi fissare la scadenza. Qualcun altro dice: ma lui elabora il lutto che Mattarella le Camere non le scioglie, allora tanto vale accreditarsi come leader unificante. Oppure qualcun altro più critico dice: ma lui si rende conto di non avere la squadra, di non essere pronto. C'è del vero nella prima, nella seconda, nella terza spiegazione? Guarda, la terza ha ammesso anche fosse vera, un politico non l'ammetterà mai e non considererà mai tale il suo partito, quindi la escluderei che Salvini pensi di non avere gli uomini per governare, anche perché poi la Lega, insomma, rispetto anche ad altri partiti, C'è probabilmente dubbio. ce n'è pure qualcuno buono per governare, qualcuno abbiamo già visto, quindi insomma la terza la escluderei. Le prime due, diciamo, possono essere vere entrambe. Io ho l'impressione che ovviamente lui voglia sbloccare la situazione. Cioè, la questione è questa: andare avanti con un governo così, che non riesce a fare nulla, che è però allo stesso tempo abbarbicato, alle poltrone, in cui ci sono delle frazioni che guardano a Salvini o con simpatia, un pezzo dei 5 Stelle, o con non ostilità ormai per la sua situazione di debolezza, cioè Matteo Renzi, chiaramente lui deve trovare un modo per, come dire, disinnescare il governo Conte 2, quindi per cercare di sbloccare la situazione. Questa situazione si può sbloccare o, diciamo, perché Salvini lancia un amo a cui qualcuno nella maggioranza abbocca. E quindi questo si può anche risolvere in una sorta di fine ordinata, come dicevi tu, della legislatura, in cui magari si approvano due o tre provvedimenti su cui può esserci l'accordo, diciamo, della maggioranza dei componenti dei partiti, oppure addirittura, diciamo così, si va verso una forma più delineata di grande coalizione. Per dare comunque un segnale, diciamo, da parte di Salvini di essere il leader più dialogante, il leader più in grado di sbloccare la situazione. Secondo me questa è un po' la situazione, cioè se Salvini scardinasse in qualche modo la maggioranza di governo, apparirebbe l'unico in grado di muovere la politica italiana e quindi di fatto anche il suo padrone per certi versi, no? L'uomo che è perno e baricentro del sistema. E a quel punto poi anche dal Colle o dall'Europa diventerebbe difficile dire che Salvini è un pericoloso fascista, populista, sovversivo. E quindi io la vedo un po' così la situazione. Molto probabilmente non succederà nulla, ma sicuramente intanto lui lancia un amo, lancia una provocazione a quelli che in questa maggioranza iniziano a non starci tanto bene, diciamo così. Quindi questa mi sembra un po' la situazione. Chiarissimo. E allora, con questa interpretazione di Lorenzo Castellani, chiudiamo la rassegna di oggi. Oh, abbiamo dimenticato un tema di politica internazionale significativo per l'Italia. Oggi il ministro degli esteri Di Maio sarà in Libia per incontri con tutti i protagonisti, incluso il generale Haftar. Qui Di Maio con Haftar, non sappiamo in che lingua avverrà il colloquio. Diciamo, confidiamo negli interpreti e che Dio ce la mandi buona. E con questa segnalazione preoccupata chiudiamo la rassegna di oggi, ringraziando chi ci ha seguito e ringraziando Lorenzo Castellani, che ritroveremo la prossima settimana. Grazie, Lorenzo. Grazie a voi, buona giornata.